Se vedo Dio sei un attimino defunto, ecco, cioè sei arrivato, no, è qui, meglio continuare a sentirlo, no, così,
nel frattempo, allora momento, ecco, sarà bellissimo vederlo. Ecco, allora qual è il punto? Ci siamo chiesti come possiamo curare i nostri sensi, principalmente il nostro ascolto, essere capaci di ascoltare quello che Dio ci dice, quello che gli altri ci dicono, quello che noi stessi diciamo, perché c'è gente che non si ascolta, c'è gente che non si percepisce, gente in sconnessione da se stessa, spaccata da se stessa, che non riesce a capire perché, ma perché mi comporto così? Emette dei segnali, questi segnali non vengono recepiti da me stesso, su me stesso, o chi ti sta accanto, ti sta dicendo in tutte le forme qualche cosa e tu, oddio, te la sta cantando chiara e tu, lo vedono tutti, ma tu no. Ecco, è la famosa condizione di quello che sull'autostrada preoccupato accende la radio per vedere che cavolo sta succedendo e dice, attenzione, un pazzo è entrato sull'autostrada dalla parte sbagliata. Dice, che uno, sono tantissimi. È lui, ok. Allora, qual è il punto? Che noi dobbiamo avere connessione con l'ascolto. Allora, la più importante delle parabole, quella che possiamo senza ombra di dubbio definire la principessa delle parabole, secondo Marco, capitolo 4, dice, ma se non capite questa parabola, come potete capire tutte le parabole? È la parabola del seminatore, lunghissima, che presenta quattro casi. E il quarto caso è articolato in tre livelli di semina. Spiegherà Gesù che la semina è l'immagine proprio del figlio dell'uomo che arriva e consegna la parola, annunzia la parola del regno. Ed è la storia di un seminatore pasticcione che tira proprio questo, tira proprio a ventaglio il seme, e in realtà invece la cosa si spiega per le tecniche di semina palestinesi che erano al contrario delle nostre, noi prima ariamo e poi seminiamo, loro prima seminano e poi arano, pensando così che il seme vada sotto la terra, ma con questo sistema del seme capita lungo i camminamenti predisposti per essere, diciamo così, quelli che dividono il lavoro e resteranno lì. Altro seme cade vicino a luoghi dove poi quando andrai con l'arato scoprirà che c'è il masso, perché lì è molto rocciosa la terra, e lì non potrai arare, e resterà lì sopra la pietra, vicino alla pietra dove c'è la pietra, quella roba di masso. E poi altre cose andranno in mezzo a erbacce, a spine, e poi finalmente c'è del seme che va sulla terra buona. Dice, interessante, ma è al popolo, ecco. Allora il punto è che infatti non si capisce subito quello che Gesù dice. Chi è che lo capisce? Chi va a dirgli, me lo spieghi? Perché per dirgli, me lo spieghi, deve decidere che quel che dice questo tizio, questo maestro, Gesù, non è banale, va accolto, non va perso. Come funziona questa storia? Allora, è un fatto che appunto i discepoli e qualcun altro si avvicinano, gli dicono, ce la spieghi sta parabola di questo seminatore, omniterraneo, che spara dappertutto? Ecco, lui la spiega. È la storia di tre patologie nel ricevimento, nella ricezione della parola, e sono le nostre patologie. Allora, l'altra volta noi abbiamo visto la prima cosa, dice che del seme cade sulla strada, e dice Gesù, il seme caduto sulla strada, dove vengono gli uccelli e se lo mangiano, e se lo pappano, dice Catefagen, dice il greco, vuol dire proprio lo divorano, ecco, vuol dire coloro che ascoltano la parola ma la parola non penetra. Perché? Perché non la capiscono. Coloro che non capiscono la parola sono
il seme seminato lungo la strada che viene rubato dal maligno, perché questi uccelli rappresentano il maligno che vuole divorare il seme dal cuore dell'uomo, perché non ci entri nel cuore, perché è una cosa, non te la chiappi, non ti arriva, non ti entra dentro. E uno dice, ma qual è il problema? Il problema è che questi non hanno capito, dicevamo l'altra volta. Vabbè, ma non hanno capito, poracci, che colpa c'hanno? Ecco, in estrema sintesi, quello che abbiamo visto l'altra volta era una cosa un po', se volete, anche sorprendente. E cioè, ma se io una cosa non la capisco, per questo la rifiuto. Ho diritto di rifiutare ciò che non capisco. Siccome una cosa non la capisco, io la bollo come sbagliata. Sei sicuro che così sei saggio? Potrò mai io imparare qualcosa di nuovo se tutto ciò che ascolto viene filtrato, selezionato, discriminato da ciò che io già so? Io già so questo, io capisco questo, io sta cosa la capisco, e quindi se non la capisco è sbagliata, quello che non capisco è sbagliato. Allora io dico, non lo so, quante sono le cose che sono vere ma io non le capisco? E sono tantine, basta che esco dal mio campo di competenze. Dimmi un po', ma veramente, cioè, è possibile che io sia capace di capire tutto quello che una persona mi dice di sé? Forse ci stanno delle dinamiche interiori, delle evoluzioni della persona, che io dovrò sempre restare un passo indietro e accettare di non capire tutto. Perché da una parte il processo dell'apprendimento implica che io parta e non capisco. O se no tu studi un esame all'università e tutto quello che leggi già lo sai, e non studi affatto. Molte volte per superare un capitolo devi star lì a spaccata la cavoscia, aspettare che proprio, che ne so, certe volte ci dormi sopra sperando che osmosi, ti arriva qualcosa, superi per un momentaccio e per un momento così, boom, fai il salto. Il salto del, sei uscito dalla tua intelligenza, sei entrato in un livello superiore. La mia intelligenza non può essere il limite del tuo comunicare. Non può essere che se io non ti capisco tu sei sbagliato. Sarà che io non ti capisco. E nella fattispecie, Dio ci può dire qualcosa che subito non capiamo? Piaciuto il suono, Maria. Leggete, perché tu capisci tutto? Io raramente ho capito subito quello che Dio faceva con me. Le più grandi grazie, stavo lì come davanti a un cubo proprio impenetrabile. Le cose più grandi che Dio ha fatto, per esempio nella mia vita, io all'inizio le ho trovate assurde. Ma perché questo? I grandi cammini, per esempio, non avevo capito nemmeno che hanno chiamato a farmi prete. Ho combattuto tanto per non essere prete. E come vedete ho perso. Cioè, perché con Dio bisogna essere stupidi certe volte. Con Dio bisogna farsi stupidi. Bisogna accettare pure di non capire. Ma che con Dio? Ma scusa, ma se un uomo vuole amare una donna, ma che pretende di capirla? Ma tu veramente c'hai questo pensiero? C'hai una ragazza che la capisci? È difficile spiegare certi giornali di amare. Boh, che hanno fatto dice, si vede quello che è finalmente uscito il manuale perché gli uomini capiscano le donne, si vede un libro alto così, questo che inizia a leggere, no? È assolutamente, cioè, perché? Perché di fatto non può essere questo il canale discriminante. Dio mi può dire qualcosa che non capisco. Io posso accettare che Dio mi dica qualcosa che io subito non capisco. Infatti, per esempio, alla Beata Vergine Maria succede di non capire. Non capiva queste parole, ma le teneva nel cuore. Ah, si può tenere nel cuore qualcosa che subito non capisci? Aspettare che Dio te lo spieghi, aspettare che arrivi un altro pezzo. È come se tu vedessi una decina di pezzi di un puzzle e tu pretendi di capire tutto, te devi dare gli altri pezzi, il Signore.
devi aspettare che ti dia qualche altra vocale per iniziare a capire quello che ti sta dicendo, ma le lettere che ti sta dando non sono sbagliate, i pezzi che hai non sono sbagliati, sono semplicemente incompleti. Perché? Perché tu non sei pronto per capire tutto. Il problema non è che quel che Dio ti deve dire non è per te. E infatti nella mia storia, per esempio, intorno a me ho visto molte persone che subito non capiscono e poi dopo, quando capiscono, dicono era proprio, cioè la sapienza di Dio mi stava chiamando dentro questo fatto, dentro questa tribolazione, dentro questa cosa che non capivo, ed era veramente la mia, era necessaria, era per me. Allora, devi assolutizzare la nostra ragione. Santa cosa la ragione, ma è incompleta. Non va buttata via, non va disprezzata, va deassolutizzata. Non è vero che tutto deve essere chiaro subito. È vero che tu piano piano le cose le devi accettare anche quando non le capisci. Allora una persona che ti accoglie anche se non ti ha capito del tutto, e tu inizi a vedere che c'è un atteggiamento d'accoglienza nei tuoi confronti, e tu dici, ma guarda, non ho capito tutto, però io a te ti voglio bene e accolgo questo che stai cercando, piano piano lo capirò quello che stai cercando di dirmi. Comunque non lo banalizzo, lo prendo sul serio. Dobbiamo passare al secondo livello. Allora, leggiamo prima com'è la faccenda, il testo, se riusciamo a sopravvivere. Dunque, dice, un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte del seme cade vicino ai serci. No, traduco. Allora, se tu guardi vicino ai sassi, no, ci sta sempre un pochino d'erbetta, ci sta sempre un pochino così, poi sotto ci sono gli animaletti, queste cose qua, no? Perché? Perché i sassi sono impermeabili. Allora l'acqua che magari cade o della rugiada la mattina, la notte, quello che sia, resta lì un po' intorno. Però come arriva il sole, no, hai visto come succede, no? In un prato, che all'inizio la mattina, se per esempio in una GMC non te porti la plastica per metterla sopra al sacco a pelo per dormire, te non te la sei portata, la mattina sei zuppo, completamente, cioè quello fragico de fragilis, proprio sei, capito? E annato proprio così, però poi arriva il sole e rapidamente asciuga tutto e te brucia, te secca, perché è anzi peggio, perché appunto l'effetto della disidratazione conseguente al fatto di bruciare dell'acqua aumenta la temperatura. Tant'è. Il punto è che dice che questo seme cade vicino ai serci, e vicino ai serci appunto c'è più umidità, però è un'umidità senza profondità. Infatti dice non avendo radici, non mette radici. Avete fatto, non so se ancora fanno fa una cosa, fare alimentari, nel barattolo, ercotone, porfagiolo, vocale e tinchia, no? Questi sono gli esperimenti, cioè, fondamentali per la vita, no? Cioè, e tu capisci, no? Appunto, cioè, potresti piantare una piantagione di lenticchie con quel cotone? Probabilmente no, perché il problema è che quel cotone dà subito l'acqua al seme, che è essa lenticchia, che poi praticamente il seme da lenticchia è quel punticino che c'è da una parte, quello è il seme, il resto è il suo cestino da viaggio, cioè dicotiledone, modulo cotiledone, vi ricordate queste cose? Non c'è un tempo. Allora, qual è il punto? Che del fagiolo, del seme, è il pizzettino, qui, ci sta da una parte, e intorno ci sta proprio già questi serbatoi, si porta tutte queste valigie, sono come quelli che partono, vanno in America con gli spaghetti, no? Che parte con quel pomodoro, no? Cioè, lui se non c'ha la ricerca così non mangia niente, no? E tutte queste robe qua, no? E così, insieme lì un po' d'acqua e parte. Però non è che ci metti in piedi una pianta che ci mangerai le lenticchie a Capodanno, insomma, ecco.
È una cosa così, cioè perché c'è poca terra, perché non c'è penetrazione, perché non c'è nutrimento. Che vuol dire? Dice che appunto un'altra parte, rileggiamo, cade sul terreno sassoso dove non c'era molta terra, germogliò subito perché il terreno non era profondo, cioè l'acqua stava tutta in superficie, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Manca profondità, questo possiamo già capire. Ma chi sono sti tizi? Allora, la prima opposizione che io ho dal essere capace di ascoltarti è quello che io già penso. La strada, io vado già da qualche parte, io c'ho già la mia direzione, quello che mi dici o mi entra nel mio gioco o io non lo capisco, non lo intendo, intendere, oppure comunione di intenti, che vuol dire che noi tendiamo la stessa cosa etimologicamente parlando. Siccome io tendo a qualche cosa non te capisco, prima cosa, abbiamo visto, non capisco. Seconda cosa, qui si parla di problemi di radici, problemi di profondità, problemi di qualcosa che germoglia subito ma non dura e come arriva il sole si secca. Quando Gesù spiega e dice voi dunque ascoltate la parabola del seminatore, dice quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola con la P maiuscola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Di che parlavo? Perché vedete, non è che manchi germoglio, se germoglia, accoglie la parola con gioia, però come arriva? Che per questa parola bisogna soffrire, che per questa parola bisogna entrare in qualcosa di sgradevole, viene meno, si secca, perde l'umidità, perché non ha radici, perché non ha altre sorgenti, perché non è andato a fondo con quella parola. Allora vediamo un po', piano piano capiamo di che stiamo parlando. Il primo problema che ho è non capire e quindi rifiutare. Il secondo problema, in un certo senso, c'è un altro parallelo, Marco, che dice accolgono con entusiasmo. Sia chiaro, l'entusiasmo è una cosa bella, non è brutta, se non è solo. Se è solo entusiasmo è pericolosissimo. Di che parliamo? Qui veramente tocchiamo un argomento un pochino più specifico al riguardo di tutto questo discorso. Mi spiego. Te sono quelli che quando parli fanno così. No? Io dico sempre che per capire, cioè faccio questa cosa dei 10 comandamenti, no? Un anno i ragazzi ascoltano e fanno un cammino durante questo anno. Ed è forte che l'ascoltatore medio inizia. Primo, secondo, terzo, quarto comandamento fa. Quinto comandamento fa. Il sesto comandamento inizia a fare così. Settimo, quando vado dei soldi fa. Cioè, io ho proprio l'esame dell'andamento sussultorio oscillatorio della caroccia, no? Vediamo un po' come si stanno a muovere le teste, no? Perché ci stanno, poi ci stanno quelli che finisci di dire una cosa e dici, ah, che meraviglia! Che cosa così, no? Soprattutto quando hai detto questo. E tu dici, ma io questo non l'ho detto. Cioè, com'è che mai sentito di questo? Io proprio non lo. Ah no, no, ma questo sono d'accordo anch'io con questa cosa, dice esattamente il contrario di quello che tu intendevi. E tu dici, ah, cioè, non lo so, ma che te sei fumato, figlio mio? Cioè, era il momento delle catechesi, non te fumo, cioè. Come tu stavi? Allora, è un ascolto che ha un aspetto. Che cos'è più superficiale, meno radicato in noi? Perché noi abbiamo
diverse zone. Cioè abbiamo una parte somatica di primo impatto, no? Di, cioè, a pelle, come si dice, che senti il vento, senti il calore, senti il freddo, questo arriva subito. Poi abbiamo una parte più razionale e poi abbiamo una parte più spirituale. È possibile che uno abbia un atteggiamento di ascolto nei confronti delle persone, per cui il vero filtro è la sensazione. Le sensazioni. Io come la sento? Io la sento così. Ma come la sento? Ma sento... No, è tutta questa cosa qua. Ci sta tutto il suo mondo un po' così, no? Per cui bisogna fare i conti che tu hai una barriera rispetto alla realtà. Tu chiamale se vuoi, emozioni. Cioè, dove uno ha diversi livelli, il pessimo livello è lo stato d'animo, no? Che questo è uno stato d'animo, è uno stato senza dogane, centri subito, lo stato d'animo. Ci sono le persone che vivono di stati d'animo. O stati d'animo, lo stato d'animo è ormonale, è metellopatico, è occasionale, è quello alza più veloce un sopracciglio, pare che ce l'ha con te tu. E se è andato già da, è la sensazione, non lo sento, no? Ecco, allora dobbiamo capire com'è sta storia dei sensi, no? I sensi sono per natura insufficienti. Sapete che noi non vediamo tutto, un po' l'ho già detto l'altra volta, ma stavolta bisogna dirlo meglio. Perché sono collegati, diciamo così, a un 0-1 percettivo che è senza profondità. Gli occhi, per esempio, costruiscono molto dal cervello, l'ho già detto l'altra volta questa roba qua, costruiscono molto dal cervello quello che vedono. Molto è quello che tu vedi, non c'è peggior cieco di chi non può vedere. Ci sono certe cose che ne vedi proprio. Cioè tu puoi stare accanto a una persona e non ti accorgi manco lontanamente di un suo problema, perché a te di quella persona interessano certe cose e non altre. Certe cose le percepisci, no? E altre non ti arrivano. Perché? Perché di fatto tu hai questa attrazione rispetto a certi aspetti della vita. E così noi non ascoltiamo tutto, l'orecchio è selettivo. Il tatto per esempio tu lo avresti sempre, pure la notte, cioè, il tatto esercitato, infatti uno si ricorda, no? Che le lenzuola erano ruvide o molto morbide, no? È così, ecco, uno ha questa sensazione, c'è tutto il corpo, il tatto è sempre l'esercizio. In questo momento tu teoricamente dovresti percepire tutta la tua pelle, ma non è vero, non te ne rendi conto, in realtà qualcosa di latente c'è, no? L'ho fatto e addomesticabile, dopo un po' la puzza non la senti. E c'è una puzza che non senti mai, la tua, che è tosta, cioè tu per sentire la puzza devi rientrare in un posto dove stavi tu. E dici, ma io puzzo così tanto? Un ragazzino, non c'è, cioè, puoi dire, ma puzzo come proprio una carogna, non c'è. Anzi, però, ma che è sto puzzo di carogna? So io, no? Cioè, perché uno non sente la propria? Perché l'ho fatto e... tende all'assuefazione il gusto diciamo così è educabile, no? E se tu per esempio non sei abituato a certe raffinatezze nel cibo, nel bere, non le percepisci. Se tu sei sempre abituato a bere vinaccio da 4 soldi, da 0,50 euro alla bottiglia, no? Insomma, cioè, non deve essere di grandissima qualità, una cosa che non costa manco un euro, no? E che ti do un sacrantino da Montefalco? Che ti do un ricciotto di marca seria? Che ti sto a dare del Sassicaia o del Tignanello, che vini da 200 euro la bottiglia, no? Adesso devo fare un chiarimento perché devo campare. Allora io ho fatto queste cose qua, ho detto che lo so perché ci sta qualcuno, poi magari me li regala sti vini, no? Perché
a me non mi piace il rosso, lo dico subito. No, perché poi gli arrivano con dei rossi fantastici, ma lei lo sa, e io bevo pochissimo. L'expertise riguardo del vino è catechetico. Io bevo pochissimo, da quando ho fatto la chemia, proprio ha cambiato il palato, il vino non riesco a gustarlo, deve essere proprio buonissimo. Però questo vuol dire che, per cui ti prego, non mi regalate vino, ecco, perché cioè, se me lo regalate, lo regalate ai miei amici, ecco, che ne so, adesso siccome sto al seminario, ci stanno i seminaristi, sono molto contenti del vino che mi regalate, e quando intanto mi presento, vabbè, ok, allora, per capirsi, no? Ecco, il punto è che io ho delle sensazioni, e queste sensazioni sono sempre molto soggettive, collegate alla vista, al mio cervello, l'udito, alle mie selezioni, l'olfatto, alle mie assuefazioni, il tatto, alle mie abitudini, e il gusto, alla mia storia. Infatti si dice hai gusto, oppure hai naso, per dire che cosa, hai capacità di distinguere. Queste cose non possono essere una sua, e soprattutto sono collegati i sensi a un meccanismo, che è il meccanismo del piacere. I sensi, c'è il piacere del vedere, no? C'è cose che ti piace guardare, no? C'è cose che ti piace sentire, stai con la musica, no? Sentendo musica, stanno quelli che vanno sotto le macchine perché stanno con la cuffietta pure mentre attraversano la strada. Mi ricordo un ragazzo che era mio parrocchiano, ho preso il pieno dalla macchina perché per prendere l'autobus sempre con la cuffietta, attraverso la strada che teneva la macchina, preso in pieno, da pazzi, no? Una cosa di questo genere. Perché? Perché sei così abituato a stare con una cosa che ti accompagna che ti rendi conto dei rischi a cui ti esponi. È il piacere, no? L'olfatto, i profumi. I profumi, sapete che l'innamoramento è per l'olfatto, tutti pensano che sia per vista o non so cosa. No, no. Oh, una ragazza è bellissima, ma ti avvicini e dici, non lo so, sarà bella, ma a me non mi piace. No, si capisce. Quel ragazzo, ammazza, quello, diamola, no? Però poi ti avvicini e dici, non è il mio tipo, no? Che ti ha preso? Non è questione di puzza, è questione di feromoni, di queste robe qua, per cui. In realtà ci si deve incontrare pure per l'odore, ma non è una cosa consapevole, è appunto selettiva ed è collegata al piacere. Ascoltare qualcuno vuol dire essere liberi da queste cose qua, se no non ti posso ascoltare. Tu pensa se tu devi parlare e ciò che dici deve essere qualcosa di gradevole, mi deve essere piacevole all'immaginazione, alla vista, all'udito, al contatto con te e tutte queste robacce qui che sono importanti fino a un certo punto, perché vi devo dare una cattiva notizia, il piacere non può essere un assoluto nella nostra vita, non può essere che tu campi facendo le cose solamente se ti piacciono. Non può essere che io e te viviamo solamente inseguendo la gradevolezza. Questo si chiama infantilismo. Cioè, ma come potrai costruire una famiglia se tutto ciò che fai deve darti gradevolezza? Ma dimmi come potrai lavorare se tutto ciò che fai ti deve appagare i sensi, ti deve entusiasmare, ti deve subito coinvolgere, ti deve prendere subito, infatti lì la parolina segreta è subito, accolgono con gioia, c'è qualcosa che è subito, vi faccio un esempio stupido, le canzoni che piacciono subito, dopo un po' ne può più sentire, i tormentoni estivi, no? Te li danno il tormentone estivo di 2 anni fa, tu dici, oh Dio mio, quanto avevo sentito questa canzone, perché? Perché l'hai sentita un sacco di volte, no? E adesso non mi vengono i tormentoni perché io appunto ho imparato da ragazzo a non buttare via la musica quando non mi piaceva, no?
La musica, quella seria, è quella che ti capisci che deve essere roba seria, ma subito non ti piace. Subito non la... quella che non sei tu che la selezioni, ma è lei che inizia a selezionare te. La musica, l'arte, la letteratura. Se tu leggi un libro e subito devi piacere, ti devi piacere, ti devi piacere, no? Ma ti sta dicendo qualcosa che ti fa crescere? La vita ti deve piacere o la vita ti deve far crescere? Quello che ti succede deve essere subito gradevole. Capite che siamo passati dal capire al gradire, al essere appagati. Ma se io dovessi essere sempre nella sintonia della mia gradevolezza, Don Antò, ma che fanno i preti per fare queste cose qua? Potremmo avere pazienza con la gente? Potremmo capire il mistero di Dio? Le cose che piacciono subito, in genere poi non piacciono più. Ma ci sono molte cose che nella vita non ti piacciono subito, che lentamente le capisci, cresci. Infatti, il titolo di questo incontro era Al cuore si comanda. È molto importante perché adesso è un po' passata la moda, ma nella mia generazione questo era un assioma terrificante che anche ha creato un sacco di problemi, quello per cui noi avevamo l'assoluto delle nostre sensazioni. Le sensazioni erano tutto, i luoghi senza sensazione, i luoghi aridi li rifiutavamo e pensavamo che tutto ciò che non è gradevole fosse una trappola, una schifezza. Allora c'è la storia delle nozze di Cana, no? Nelle nozze di Cana il maestro di tavola dice una cosa allo sposo, perché hanno portato il vino, quello trasformato dall'acqua, no? Così, che questo lo assaggia e il maestro di tavola, cioè colui che aveva gusto. È interessante che in quel testo la storia del maestro di tavola è la parte più grossa del testo, perché tutti stanno sempre a pensare a altre parti importantissime, imprescindibili, ma quello è il testo. E rappresenta il 40% del materiale testuale delle nozze di Cana, per cui un po' importantino, no? Ecco, allora tutti danno da principio, in realtà dice in greco, tutti gli uomini danno da principio il vino buono e quando tutti sono brilli, quello meno buono. Com'è che tu hai osservato fino adesso quello buono? Perché hai fatto al contrario? Chi è questo sposo? Quello lì, o sposo, non sapeva niente, non sapeva manco che era successo, non sapeva manco che era finito il vino. Quello come l'ha guardato con la faccia di Pippo, no? Cioè non sapeva con che cosa aveva a che fare, no? Completamente stolido. Lo sposo vero è un altro. È Dio che ha conservato il vino buono, che è Cristo, fino adesso, che darà il suo sangue, che noi nella Eucaristia lo celebreremo come vino. Bene, di fatto il punto è che questa è la tecnica umana. Noi sappiamo che c'è una tecnica però di manipolazione dell'altro, lavorare sulle sue prime impressioni. La seduzione è tutta così. Non è che tu, che ne so, sei andato all'ultima festa, ti sei presentato e la prima cosa che hai detto sono stati i tuoi difetti, no? C'è il vino meno buono, cioè non è che ti sei presentato e hai detto buongiorno, ciao, no, sei amica di, ecco, non mi presentare, io sono franco, sono un po' infantile, mi pensa valido, mi fisso sulle cose, però poi se mi conosci meglio poi sono una bella persona. Non è che fai così, cioè tu che cosa fai? Noi quando si presentava all'altri mandavamo in onda il trailer di noi stessi, no? Cioè tu fai, c'hai tutta quella serie di cose su, fai il trailer, no? Che normalmente la parte buona del film, poi il resto del film si può guardare, però il trailer almeno è buono, no? Ci stanno certi film che veramente tu guardi il trailer, mazza, sarà un filmone, no? Hanno preso le scene, poi manco ci stanno nel film magari quelle scene, no? Cioè, invece il film
un estatico insopportabile, fatto con una musica sbagliata, mal doppiato, tutte queste cose qua. Così noi stiamo vendendo per fumo. Perché? Perché sappiamo che la gente si inganna molto col piacere. Dio non fa così, eh? Dio il vino buono lo dà dopo. La logica di Dio, questa, la luce c'è questa, c'è un'altra che posso indicare, vabbè, ma questa pure va bene, mica mica fa male, allora questa sta rovesciata, non la rovescio perché la vedo un po' così, però avrete visto il film, no? Sapete chi c'è dietro, va bene, no? Qual è il punto? Noi diciamo per croce ad luce. E se una persona deve crescere, deve imparare le cose grandi, deve superare lo sbarramento delle proprie sensazioni primarie, delle proprie prime impressioni, del proprio piacere. Se te do appunto, che ne so, quello che si fa migrare, appunto, prima ho citato il gemello, quello classico, l'amarone, no? Se ti do un amarone, che è un vino pazzesco, però abbastanza facile da trovare tutto sommato, io ti do dell'amarone e tu hai sempre bevuto vini da 4 soldi. Sai che sensazione hai? Schifosa. Ti sembra un vino cattivo, troppo forte, ma è 14 gradi, 5, dico, che è questa roba? Tu sei abituato a una roba da 12 gradi, sei abituato a una roba così, che tragagni tranquillamente, senza impegno, senza profondità, senza crescita. Che te do un'ostrica? Tu dici, ma che cosa? Oscia, che sa de mare, ma che mi sono bevuto l'acqua per mare? E un'ostrica, figlio mio, non ti preoccupa, ma la mangio io, fermo, no? Ma se tu sei abituato col ketchup, se sei abituato con McDonald's, no? Che mi faranno causa perché io pubblicamente ne parlo male, no? Allora, Big Burger, come si chiama, no? Cioè, non so, come si chiama quell'altro, no? Se sei abituato sapete, fritto, so buone pure le sole delle scarpe, capito? Cioè, fritto è buono tutto, pure questa cosa, se volevo mangiare sto scappello fritto, lo famo un pezzo, lo friggiamo e poi tutto lo mangi, perché la panatura è buona, cioè, te do le cose fritte, pesanti o piccanti, no? Tu c'hai, come ti posso dare delle cose fini? Una cosa fatta che, per questo infatti c'è l'acquisire il gusto, che è superare il proprio gusto. Se uno è abituato a relazioni grevi, aggressive, senza delicatezza, la delicatezza non la apprezza. Se uno è abituato alle cose senza profondità, le cose profonde sembrano noiose. Allora il problema è questo, se vuoi crescere, se prima dobbiamo deassolutizzare la nostra razionalità, noi dobbiamo deassolutizzare le nostre sensazioni. Se non vai oltre le tue sensazioni, tu non capisci le persone, tu capisci solamente ciò che in una certa maniera o ti appaga. Faccio un esempio, mi capita spesso, se l'ho già fatto l'altra volta, ma mi sembra di no. Una volta ho un amico, sì, ormai ci siamo incrociati tante volte, posso dire che siamo amici, un po' è da Davide Rondoni, no? Forse l'avrete anche chiamato, cose di questo genere, è un poeta cristiano, e lui raccontava di una volta che stava a Bambin Gesù, su un corridoio, aspettando una persona, e vede partire una sola dal fondo del corridoio con in mano un bambino, no? Lo teneva così, no? E gli diceva, ma quanto sei bello, ma sei proprio bello, gli dava un bacione, poi gli diceva, ma più bello, sei il bambino più bello del mondo. E il bambino squacquarava, come ridono i bambini quando ridono, sono bellissimi, cioè il suono di un bambino che ride, ti mette allegria, mi senti a sto bambino ridere allegro, con risucchio, no? Quando proprio rideva, come il suono meraviglioso di un bambino che ride, no?
E così la vede tutta, vede la scena e lei incuriosito dice, ma vediamo quanto è bello sto bambino, no? E questa suora gli faceva complimenti a questo bambino, quanto sei bello, e lo rideva, rideva, perché lo teneva alto, così gli passa accanto e lo guarda. Era un mostro, era un bambino molto malato. Aveva una, non so se si dice disfasia, non so come si dice, un occhio più alto, un occhio più basso. La bocca era tutta deforme e metteva il suono di quella risata da un volto inguardabile. E raccontava Davide, rimasi così. E dopo lo shock la vidi passare e mi fece una domanda. Chi vedeva quel bambino? Io o la suora? Chi lo vedeva? Per me era un mostro. Per lei era il bambino più bello del mondo. Chi di due lo vedeva? Forse che la suora non si rendeva conto della orribile condizione della testa di questo bambino deforme. Certo non se ne rendeva conto, ma lei vedeva qualcos'altro. Lei lo vedeva, io no. Io vedevo un mostro, lei vedeva un bambino. Il bambino rideva ed era felice. Sei sicuro di vedere tutto? Sei sicuro di non dover fare un viaggio con i tuoi sensi? Sei sicuro che dobbiamo assolutizzare le cose che ti entusiasmano, ti piacciono subito? Chi è che non sa formare? Chi è che non sa educare? Chi non sa condurre qualcuno da un livello a un altro? Chi non sa portare una persona a una nuova consapevolezza, a vedere, chi non ti sa portare al vino buono che vieni dopo. Vedere bello un bimbo deforme vuol dire avere gli occhi di Dio, vuol dire che hai iniziato a vedere le cose con l'amore, non con il piacere, perché non è vero che l'amore e il piacere collimano, talvolta sì, talvolta no, dipende. Se per amarti io devo assolutizzare il mio piacere, cioè io ti amo perché mi dà piacere, ma è amore o è narcisismo? È amore o egoismo? È amore o individualismo? Io ti voglio bene se mi dà piacere, e quando non mi dà piacere ti sposi una donna e se un giorno sa male che fa, butti via, ti sposi un uomo e se un giorno c'è un problema, che fare? Lo cacci di casa? Vedete, noi siamo in una società egoista. Noi siamo in una società dove la prima impressione decide tutto. E cioè una società di bambini. Anche gli adulti sono diventati bambini. Tutti devono provare sensazioni. Tutti devono essere appagati. Non si regge più un pochino di aridità. Ma dimmi, ma puoi amare se non sopporti la zona morta che c'è fra i tuoi gusti e il cambiamento? Perché c'è sempre, prima dei frutti della terra promessa, c'è un deserto, sempre. Nella storia di Israele c'è qualcuno che esce dall'Egitto e passa tutto il tempo con la nostalgia delle cipolle d'Egitto. Pensate, allegria. Un cibo, però è vero che ci stanno certe cipolle che stanno per le pare, sono molto dolci. Che so, le cipolle di Tropea sono fantastiche, buonissime. Però poi passa tutta la vita con la nostalgia dei pasti e fagioli di mamma, della terra di partenza. Ma non ci sarà qualcosa di nuovo? No? Non ci sarà un altro sapore? Mi ricordo di un mio amico che dopo il funerale della moglie chiacchieravamo, faceva un po' il bilancio della sua vita e diceva, quando eravamo all'inizio eravamo poveri, io ero un geometra e tiravo avanti, tante volte quello che c'avevamo da mangiare era veramente poco, certe volte mi ricordo di una volta che tutto quello che c'avevamo da mangiare era un panino, lo dividemmo a metà io e mia moglie ed eravamo allegri. Ma cioè oggi stiamo pane e acqua e ridevamo
Poi ho fatto i soldi. Abbiamo comprato le case ai figli, cioè abbiamo la casa di comunità, una casa al paese, tutto nostro, un sacco di soldi. C'è la televisione in stanza da letto e la televisione in salotto. Le serate le passavamo così. Lei ha la sua televisione, io la mia. Nemmeno più la televisione condividevamo. Era molto più bello quando condividevamo quel panino. E mi fece, stette un po' zitto e piangendo mi disse, quanto era buono quel panino. Ecco, qual è il pane buono? Cos'è che veramente dà sensazione? Hai sperimentato amicizia? Qualcuno che un giorno insieme a te ha affrontato un problema. Io mi ricordo quando mio fratello doveva consegnare la tesi, successe che il giorno della consegna della tesi si rese conto che avevano impaginato molto male la tesi. Allora, in una giornata, insieme a mio fratello, io ero un ragazzo di 13 anni, no, che dico, nemmeno, 11 anni giù di lì, poi c'era mio fratello di mezzo, e passammo la notte con lui che riscriveva le pagine sbagliate e noi che le mettevamo insieme, e così tutta la notte febbrilmente a lavorare fino a inforcare la macchina e andare la mattina a consegnare questa copia azzeccata della tesi, che se veramente se l'aprivano di colpo saltava tutto, perché era proprio incollata alla meno peggio, fatta a mano. In quel momento, cioè, quello è il momento che eravamo fratelli, una notte passata a fare una cosa febbrile, pensate che se quella mattina non consegnava una versione della tesi diversa, non c'erano i computer a quel tempo, sto parlando di un tempo in cui dovevi andare in copisteria per fare le cose e dovevi arrivare con le cose scritte a macchina, tutto scritto a macchina da scrivere con i bianchetti, se sbagliavi non potevi sbagliare, dovevi fare un foglio da capo, un'altra vita, voi potete capire che, di che stavo a parlare, una vita molto a mano, tutto fatto che non è premasticata la vita, è proprio quella che è cruda, quello che vedi è quello che hai messo in piedi tu. Quella notte non me la potrò mai dimenticare. È stata la notte del nostro essere fratelli. Questo fratello mio non c'è più. I ricordi belli? Se guardo mio fratello Enrico dico, ti ricordi quando con Paolo abbiamo riscritto la tesi sua e l'abbiamo incollata, l'abbiamo portata tutta la notte a lavorare? È la notte della nostra fratellanza. Valeva la pena. Valeva la pena. Pure è stata una faticaccia. Chi l'ha detto che il piacere è un assoluto? C'è da dire un'altra cosa rispetto al piacere, mamma mia quanto è tardi, sto finendo, che il piacere schiavizza, il piacere è una trappola, non puoi metterlo come l'assoluto, il piacere dà dipendenza per sua natura, il piacere è una parte della vita, io non posso, se il piacere fosse veramente l'assoluto della vita, ma dimmi un po', chi può crescere un bambino che si deve alzare la notte 5 volte, 8 volte e che questo piange perché c'è le colichette? Ma chi può arrivare in fondo a una sfida? Ma chi può occuparsi di qualcun altro? Ma chi può fare un atto d'amore? Se il piacere è il tuo assoluto, tu non puoi amare. L'amore è il piacere. Non sono sintonici. Forse l'atto d'amore più grande della tua vita l'hai fatto senza alcun piacere. L'esempio che faccio 50.000 volte è: se tuo figlio non dorme da 3 mesi ed è la quarta volta stanotte che te sveglia, tu te alzi, te vai di alzate? No! Te alzi? Sì! Sei contento di alzate? No! È amore? Sì, dei più puri. Lo fai solo per lui. Lo fai solo per lui. Allora finalmente amore.
gratuito. Se il piacere è l'assoluto della vita, chi può ascoltare un altro parlare? Ascolterai solamente quello che ti dà entusiasmo, e l'entusiasmo al primo dolore passa. È così che falliscono i matrimoni. La gente si sposa perché se piace. No, troppo poco. Sono preso una lettera di insulti da un tizio, non ci ho avuto neanche il tempo di rispondere, anche perché perché sto a perdere tempo, pensi quello che gli pare. Perché? Perché io ho detto non te devi sposare quando sei innamorato, ma sei matto. Devi sposarti quando un innamoramento ti è passato e quando la persona ti piace lo stesso. Quando dici c'ha un mare di difetti, però sento che questa è mio uomo, la mia donna. Sento che gli voglio bene nella realtà. Quando vedi i suoi difetti, quando non è che è appagante, te fa crescere, te fa fare cose serie. Se te sposi con una persona che ti piace per cose che sono passeggere, passeranno. Uno dice, ma allora mi devo sposare con uno che mi piace? Ma io non so, cretino, compra l'intera cosa così stupida. Certo che ti deve piacere, ma devi avere questo piacere come parte di un tutto molto più adulto e completo, dove conosci il dispiacere anche. E in quel dispiacere tu sai che gli vuoi bene lo stesso. E in quel dispiacere sai che tu, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, se può amare diversamente. Io ti voglio bene solamente nella gioia e nella salute. Quando, perché dice, quando ti amerò nella gioia e nel dolore, che è nel dolore, quando ci avrò la sciatica ti amerò lo stesso. No, quando tu sei dolore, perché tu sei perché gioia, ma sei anche dolore, perché sei diverso da me, diversa da me. No, faccio il prete per piacevolezza. Quando sono stato cappellano alla RAI, per 5 anni, ho vissuto delle cose che sono state molto, molto importanti per me. Io mi trovo così, no? A un incontro, avevo tanta gente che viene. Beh, io mi sono dovuto trovare particolarmente 3-4 anni che passavo giornate nel deserto dei Tartari, non mi si filava nessuno. E lì dovevo stare col Signore, e senza nessun appagamento, senza nessun riscontro pastorale, lì a fare il credino a perdere la vita, solo per l'amore di Gesù Cristo, per obbedienza alla Chiesa. Cioè, guarda tu che sei dovuto inventare la provvidenza per farmi sperimentare, che anche lì posso vivere. Vedete, bisogna vedere a te che te tira, che te porta, che te fa muovere. Per volare esistono due tipi di motore, il motore a razzo e il motore a reazione. Il motore a razzo è quello che per il combustibile proprio, wow, brucia combustibile, la combustione procura il moto, bene. E poi c'è quella reazione che è geniale, quella reazione, che peraltro è molto più economico, funziona che praticamente è come, adesso per spiegarlo, ma io non sono bravo a spiegare queste cose, si crea un vuoto, il vuoto logicamente crea una spinta, no? Adesso quando ti prendono il sangue, non devono tirarti il sangue. Ti mettono in contatto con una siringa vuota e naturalmente il sangue va a riempire quel vuoto, no? Noi appunto respiriamo creando, cioè attacchiamo i polmoni e il vuoto tira l'aria dentro, no? Va da sé. Allora qua è il motore a reazione, crea il vuoto e il vuoto fa la spinta. C'è un problema, il motore a reazione è quello degli aeroplani, volano tutti con l'aeroplano. Ma il problema è che funziona solamente nell'atmosfera. Cioè, se nell'atmosfera c'è un motore a reazione, quando tu crei il vuoto, l'aria fa la spinta. Ma se dovessi uscire dall'atmosfera, crei il vuoto e il resto dice, e allora? Che te credi, non stiamo uguali pure noi, qui è tutto vuoto. Ha fatto la reazione, reagisci, Dio mio, ma non c'è niente di cose. Te fermi, perché? Perché solamente se il contesto ti dà spinta, tu ti muovi. Per andare nello spazio ci vuole il motore a razzo, quello che ha combustibile proprio, per cui nell'atmosfera cammini perché bruci combustibile, esci da
continui a camminare perché tu la propulsione la crei perché bruci un carburante. Qual è la differenza per chi ti dico questo? Ma tu, per camminare, c'è bisogno che intorno ti danno un ruolo o cammini di tuo? Puoi andare nel vuoto. Ho fatto queste meditazioni quando ero cappellano della RAI e dovevo camminare nel vuoto. Non mi si filava nessuno. Passavo ore nel nulla. Ed è stato molto importante. Molto importante. Ma c'ho combustibile mio, c'ho una relazione con Cristo. Posso camminare anche nella sgradevolezza. Posso stare accanto a una persona pure quando questa persona c'ha un sacco di problemi. O dice un frate amico mio, quando sei bravo, forte, magari pure impaccato da sordi, quanti amici c'hai? Tanti. Quando sarai malato, forse povero, forse disagiato, forse con tanti problemi, quanti amici ti resteranno? Pochissimi, però quelli sono tutti veri, gli altri no. Non può essere che io vivo per ciò che ricevo. Io ascolto se mi appaga, accetto se mi soddisfa. No, non può essere. Il Signore Gesù ci ha insegnato un'altra vita. Dice, non ciò che entra dalla bocca decide del cuore dell'uomo, ma ciò che esce dal cuore. Il problema è vivere in profondità, si parla di superficialità. Allora, per esempio, il termine veramente, scusate se mi sono allungato tanto, servire i poveri perché ti dà sensazione. Noi conosciamo la parabola del volontario, che non è una storia, è una curva. Comincia con l'entusiasmo, scopre che deve fare cose che non sono piacevoli per niente e finisce. È una parabola. Smette. Cominci con l'entusiasmo, scopri che dovresti essere un razzo e non un motore a reazione, che non è che i poveri sono simpatici, so quello che so, spesso sono pazzi, che forse non ti sono neanche grati, che non è l'immagine naif del povero che fa per la maggiore oggi, un po' così, un po' da giornali, che so, che so, mandano cattivo odore, si fissano, litigano fra di loro, gli fai il pranzo, magari finiscono a botte, tu ti devi separare, e tu dici, no, non lo faccio più. Ah, e tu saresti quello meglio dei poveri? Te sei solamente un infantile, sei solamente un bamboccio che deve stare bene dappertutto, pure quando servi i poveri, pure quando fai il catechismo, pure quando fai i servizi in parrocchia, pure quando ti occupi di qualcuno, devi stare bene, devi avere appagamento. No, non funziona così. Non funziona così. Quello è infantilismo. Ascoltare vuol dire farsi educare nel gusto. Deassurdizzare il nostro piacere. Perché le cose che prima non ti piacciono e che poi ne scopri la bellezza, nella bellezza di quel bambino, poi tutta la vita ti resterà nel cuore. La musica che prima non ti piace, poi piano piano ne scopri la bellezza, ti piacerà per tutta la vita. L'arte che prima non capivi, che al momento inizi a capire, ti fa crescere, ti evolve. Vivere e godere o crescere attraverso quello che succede. È tosta. Bene, io tra un quarto d'ora dovrei essere all'Alessandrino, che mi aspettano dall'altra parte di Roma, capite? Perché io non le sopporto le persone in ritardo. Allora, ci vediamo quando è la prossima volta? L'8 gennaio. Mamma mia. Bene, avverrà sicuramente. Ne sono certo. Preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato.
santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Immagino che ci siano degli avvisi. No. Potete andare senza avvisi. Siete liberi. Buona serata. Thank you.